Immagino che con Carlo Cottarelli sia per gli ascoltatori interessanti confrontarsi sul tema del debito pubblico, che è poi l'oggetto di un suo saggio che molto ha fatto discutere, si chiama Il Macigno, perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene, ma poi anche sull'austerity, sui tagli, sulla spending review. Un ascoltatore ha appena detto, però dovete specificare, se volete essere onesti, che dottor Cottarelli è un neoliberista, è vero? Scrive Vincenzo. Beh, non so bene cosa si intenda per neoliberista. Io credo che siamo in un'economia di mercato e quindi bisogna cercare di far funzionare il mercato, ma questo non vuol dire il far west economico. Io credo che siano necessarie delle regole, il mercato si deve muovere all'interno delle regole e soprattutto bisogna dare in un'economia di mercato la possibilità a tutti di dare il meglio di sé, di avere una possibilità nella vita, il che vuol dire per esempio avere una buona pubblica istruzione. Non lo so se vuol dire che questo è neoliberismo, no, boh. Alla domanda, lo dico perché ci sta ascoltando Emiliano Brancaccio, che insegna politica economica all'Università degli Studi del Sannio, alla domanda di un ascoltatore, dite che Carlo Cottarelli è un neoliberista. Carlo Cottarelli stesso ha detto che bisogna intendersi sulla definizione di neoliberismo. Io ad esempio sono molto favorevole a investimenti pubblici nella pubblica istruzione forti, certo. Mi pare ci abbia detto, no, lo dico perché Emiliano Brancaccio sul tema dell'austerity, sul tema del keynesismo, ora senza fare discorsi troppo accademici, ha idee, non dico molto diverse, ma obiettivamente diverse da quelle del mainstream, chiamiamolo così, cioè dell'ortodossia economica della quale il Fondo Monetario e in parte anche Cottarelli fanno parte. Professor Brancaccio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ma guardi, per smentirla, io oggi citerò soltanto il Fondo Monetario Internazionale per supportare le mie tesi, così siamo tutti contenti, anche Cottarelli. No, io penso che ci sia una parte consistente della, diciamo, tecnocrazia italiana ed europea che oggi, come sappiamo, critica le promesse elettorali dei partiti in tema di riduzione delle tasse, di abolizione della legge Fornero, reddito di cittadinanza, eccetera. I tecnici che dicono che queste promesse sono inverosimili, nel senso che a loro avviso i partiti le fanno oggi, ma non potranno poi mantenerle una volta al governo. Ecco, forse sarebbe il caso di ricordare che anche i tecnici, i cosiddetti tecnocrati, talvolta hanno avanzato delle promesse che non sono stati poi capaci di mantenere. Un esempio lampante che secondo me è importante per l'oggi e che riguarda il nostro paese è proprio l'esperienza, diciamo, del governo guidato dal tecnico per eccellenza, cioè dal professor Monti. Come ricorderete, nel dicembre 2011 quel governo varò un provvedimento che Monti, diciamo, temerariamente definì decreto salva Italia. Sì. L'idea era che tramite il sacrificio del contenimento della spesa pubblica e dell'aumento delle entrate fiscali, tramite questi sacrifici si sarebbero tranquillizzati i mercati, avremmo ridotto i tassi di interesse, avremmo cominciato a registrare una riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL. Ebbene, noi sappiamo che queste promesse di Monti e degli altri tecnici di quel governo furono drammaticamente smentite dai fatti, perché dopo il decreto Salva Italia di Monti i tassi di interesse fecero registrare una nuova esplosione, l'economia cadde in una nuova e profonda recessione che è durata per più di 2 anni e il rapporto tra debito e pubblico e PIL, anziché diminuire, segnò un fortissimo incremento. Ora, questo che io non esito a definire un fallimento del governo Monti non rappresenta un'eccezione italiana. Per esempio, a proposito di debito pubblico, c'è una serie di studi realizzati non solo da economisti cosiddetti critici, sì, che faremmo bene comunque a rileggere, ma persino studi realizzati da alcuni esponenti di vertice del Fondo Monetario Internazionale, studi che ci dicono che nel corso della storia le cosiddette politiche di austerity sono riuscite molto raramente a ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL. Uno studio dell'ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Kenneth Rogoff, che Cottarelli certamente conosce, rivela che dal dopoguerra ad oggi, a livello internazionale, gli episodi prevalenti di riduzione del debito pubblico non sono affatto associati alle politiche di austerity, ma sono collegati piuttosto a politiche che potremmo definire eretiche. Caccio, poi la faccio, la risentiamo perché ha già detto molto sull'aumento dell'inflazione. Giusto per chiudere, ricordiamoci che le promesse, diciamo, un po' immaginifiche vengono fatte non soltanto, diciamo, dai partiti in campagna elettorale, ma anche dai tecnici. Molto interessante quello che ha detto il professor Brancaccio. Cottarelli, che dice? Ma io prima di tutto non sono un fanatico, io sono in realtà sarei keynesiano, nel senso che
Penso che ci sono momenti in cui la spesa pubblica deve essere aumentata. Nel 2009, quando c'è stata la crisi economica mondiale, io sono stato tra quelli al Fondo Monetario che sosteneva che la spesa pubblica doveva essere aumentata nei paesi avanzati di 2 punti percentuali di PIL, cosa che poi il Fondo Monetario ha raccomandato. Il problema è se questo si può fare quando il debito è già molto elevato. E lo stesso Fondo Monetario in quell'occasione ha detto che l'Italia, avendo già un debito molto elevato, non poteva indebitarsi ulteriormente. Io non conosco questo studio a cui lei ha fatto riferimento di Rogoff. Mi meraviglia, nel senso che Rogoff è uno molto conservatore in termini di politica fiscale. Ci sono 9 paesi che io ho studiato, avanzati negli ultimi 20 anni, che hanno fatto grandi episodi di aggiustamento del debito pubblico, e l'hanno fatto mantenendo un avanzo primario dell'ordine del 4-5%. Avanzo primario sono le spese meno le entrate meno le spese non di interessi. Il Belgio è l'esempio più lampante. Il Belgio ha ridotto il debito di 50 punti percentuali tenendo tra il 2000 e tra il 1994 e il 2007 un avanzo primario medio del 4,9%. Insomma, non mi sembra che queste siano politiche di espansione fiscale. E poi cosa doveva fare Monti? Nessuno prestava più soldi all'Italia, doveva aumentare la spesa, ma non riuscivamo a finanziarci se non la tassa di interesse del 7-8%. Quello che poi ha causato la caduta del PIL è stato il fatto che in quel momento l'Europa è stata, diciamo, l'azione anche della Banca Centrale Europea per un insieme di fattori è intervenuta in ritardo, per cui i tassi di interesse sono scesi parecchio tempo dopo di quando la stretta fiscale è stata implementata. Noi ci stiamo per fermare tra un minuto e mezzo, ci sono degli ascoltatori in attesa, però immagino che il professor Brancaccio voleva aggiungere qualcosa alla risposta di Carlo Cottarelli. Professore. Sì, forse è il caso di ricordare che lo studio di Rogoff, ho preso Rogoff proprio perché è un conservatore, caro Cottarelli, lo studio di Rogoff si basa su 70 episodi contro i suoi 9. E quando prendiamo un singolo paese come il Belgio potremmo farne decine di esempi in cui l'austerity, anziché provocare riduzione del debito pubblico, addirittura le aumenta. Per quanto riguarda il caso di Monti, mi permetta di ricordare soltanto una cosa. Quando lei dice che appunto l'Europa intervenne in ritardo, di fatto lei sta sostenendo che appunto l'austerity non serve a ridurre i tassi di interesse, ma serve la politica monetaria. Aspetti, Brancaccio, Cottarelli vuole Io credo che se Monti non avesse fatto quello che ha fatto, i tassi di interesse non sarebbero scesi mai. Quello è stato il prezzo, se vuole, politico, perché ci fosse abbastanza consenso in Europa per avere una forte riduzione dei tassi di interesse. Purtroppo formare il consenso ci vuole tempo. C'è stato poi il problema molto grosso di come è stata gestita la crisi greca, che è stato sbagliato e che ha causato il rischio, la paura che lo stesso accadesse all'Italia, cioè che ci fosse una ristrutturazione del debito. Questo ha tenuto i tassi di interesse alti. Questo è perché io non la definisco un keynesiano. Ora fermiamoci un paio di minuti. Grazie davvero al professor Brancaccio. Credo che non soltanto per gli economisti che ci stanno ascoltando, ma questa conversazione, questo scambio sia stato molto interessante, anche perché si è potuto misurare in pochi minuti quanto su quella crisi e sulla gestione della crisi economica, non soltanto italiana, poi le opzioni, gli sguardi, le possibili soluzioni divergessero e divergono ancora oggi.